L'appuntamento per sabato sera a Porto Cesareo, sul palco in piazzale Nazario Sauro, andrà in scena la quarta edizione del premio Virtù e Conoscenza, alto riconoscimento alle eccellenze mediterranee che si sono distinte per genialità, estro, talento, moralità, propensione alla solidarietà e al bene comune. Molte di loro hanno partecipato alla presentazione dell'evento a Palazzo Adorno, insieme agli organizzatori e sostenitori della manifestazione che ancora una volta seleziona le decine di candidature pervenute per poi procedere ad una votazione segreta. Ogni componente della giuria si sente veramente libero di esprimere attraverso questa votazione segreta e democratica la propria considerazione, il proprio apprezzamento per chi è stato candidato. A presiedere la giuria tecnica la consigliera nazionale di parità Serenella Molendini. È stato veramente molto difficile la selezione. Però devo dire che siamo molto molto soddisfatti perché sono veramente eccellenze, non solamente salentine, ma possiamo dire eccellenze nel mondo, sia rispetto alle selezioni dei premiati, sia rispetto a quelli che sono stati selezionati dagli organizzatori. Io credo che il premio stia veramente raggiungendo un ottimo successo. Tre vincitori del premio, il violinista Alessandro Quarta per la sua raffinatezza artistica e per il suo talento e Paolo Pagliaro, presidente di Cuore Amico, per generosità, per l'amore verso i deboli, per la trasparenza e la concretezza operativa del progetto nell'aiutare l'anello debole della società. Da soli non si fa niente, c'è questo territorio bellissimo che è il Salento, che viene incontro alle esigenze dei nostri bambini e delle loro famiglie. Ormai siamo alla 19ª edizione, dopo 18 anni possiamo già attirare delle somme di questa esperienza straordinaria che ha visto aiutati 600 bambini, acquistate circa 200 automobili attrezzate, raccolti più di 4 milioni di euro in assoluta e totale trasparenza, dove ogni centesimo raccolto da tutto il Salento viene destinato ai bambini senza alcuna detrazione ed è una delle pochissime associazioni ONLUS che non prevede alcuna sottrazione dalla raccolta per la copertura di costi di gestione che vengono coperti dagli sponsor, così succede da sempre. Dicevo, questa è un'importanza non da poco, insomma, perché comunque ricevere grandi premi come Quirinale, come quello dell'UNESCO, però anche dalla Virtù e Conoscenza arricchisce, dà importanza a tutto quello che un artista poi fa, sostanzialmente. Tre premiati, anche la pittrice del vino, Arianna Greco, i ragazzi di Ma Basta, la piccola Martina Galasso, vincitrice dello Zecchino d'Oro 2018. Si tramanda la leggenda di una rosa eterna, chi sbocciò nella bufera un milione di anni Riceveranno la fa. statuetta del dio Thoth, divinità egizia della scienza e della sapienza, anche il neuroscienziato Vahil Bejelloun, Renata Fonte con un premio alla memoria, lo scienziato Luciano Rezzolla, noto per l'ultima sensazionale immagine del buco nero, il presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana Giuseppe Giulietti, il colonnello Carlo Calcagni, la scienziata Luisa Torsi, Pinuccio di Striscia la Notizia. A presentare l'evento anche Andrea Romano per la provincia di Lecce, Antonio Chindamo, direttore artistico, il responsabile della sicurezza Guglielmo Saturnino e Francesco Vitulano che insieme a Fabiana Pacella presenterà la serata. La manifestazione è organizzata dall'Associazione Mediterraneamente e dal Comune di Porto Cesareo. Ci teniamo molto ad ospitarlo, stiamo puntando molto su quella che è l'approfondimento per quelli che sono gli aspetti umani, infatti molti dei premi che molti dei personaggi che andremo a premiare si sono contraddistinti, anche se non nel territorio nostro stesso, per tante altre cose nei loro contesti, e quindi ci fa molto molto piacere abbinare queste eccellenze ad un territorio che, grazie a Dio, già ci offre, tanto 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 di buono.